Buonasera siciliani e siciliane e ben ritrovati al TG Anturo. Anche quest'estate a preoccupare sono le condizioni delle autostrade siciliane, in cui i cantieri, innumerevoli cantieri, causano rallentamenti e code che, con le temperature sopra i 40 gradi, rendono il viaggio tutt'altro che piacevole. Per sopperire al problema, l'ANAS ha affermato che da venerdì 13 a lunedì 23 agosto, per evitare altri disagi, non si lavorerà sulle autostrade siciliane. Che tradotto significa che non ci saranno gli operai, ma i restringimenti rimarranno. Infatti, anche se sia l'ANAS che Autostrade Siciliane avevano risposto alla richiesta dell'assessore alle infrastrutture Falcone di rimuovere le interruzioni durante i periodi clou del turismo, l'impegno si infrange contro i cantieri inamovibili, ovvero quelli che non possono essere eliminati per motivi di sicurezza. Quei cantieri, chiariscono dall'ANAS, non possono essere rimossi per questione di sicurezza. Stiamo facendo del nostro meglio per migliorare l'autostrada. Ma non stiamo parlando di poche interruzioni isolate. Si tratta di un cantiere ogni 6 km sulla Palermo-Catania, uno ogni 14 sulla Palermo-Mazzara e uno ogni 19 sulla Palermo-Messina. Torniamo adesso a parlare dell'emergenza rifiuti. Palermo è ormai stracolma di immondizia per le strade. Ieri, per la terza notte consecutiva, sono stati appiccati incendi 2 volte in via Castellana, in via Le Michelangelo e in via Mozambico. Roghi anche in via Cammarano, nel quartiere Cento. Ma la lista degli interventi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate su cumuli di spazzatura è lunga. In via Brunelleschi, poi in via Madonia, in via Cartagine e in via Centuripe. Altri due grossi incendi di catasse di rifiuti sono stati spenti allo Zene 2. L'azienda che a Palermo si occupa della raccolta rifiuti, la RAP, che ha anche perso recentemente il suo dirigente che ha presentato le dimissioni, è in tilt. Negli ultimi giorni, per far fronte all'emergenza, la RAP sta anche impiegando squadre aggiuntive di aziende private con una spesa di circa 200.000 euro. I sindacati degli operatori impegnati nella raccolta rifiuti lamentano che, nonostante l'emergenza abbia cause politiche e strutturali, a salire sul banco degli imputati sono sempre i lavoratori, e non solo a Palermo. C'è pure il caso di Canicattì, in provincia di Agrigento. Qui gli operatori ecologici hanno incrociato le braccia per il mancato pagamento degli stipendi di giugno e luglio. Dalle ultime 2 ore del turno di sabato scorso, il personale delle 3 ditte che gestiscono il servizio sul territorio comunale si è astenuto dal lavoro. Così i rifiuti sono rimasti per giorni per strada, peggiorando la situazione igienico-sanitaria nel piccolo comune e offrendo ai politici e ai vertici delle aziende la possibilità di accusare dell'emergenza rifiuti i lavoratori, in sciopero per pretendere, giustamente, di essere pagati. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20, alle 21.45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.